Bentornati qui su Safari Games, qui di nuovo Kira con voi e siamo qui su Jump Force per la seconda volta in realtà, perché questo video l'ho già registrato, però in fase di montaggio, cioè la cosa più brutta del mondo, in fase di montaggio mi sono accorto che l'audio era di merda, non so per quale motivo, quindi l'ho dovuto riregistrare, cioè lo sto riregistrando in questo momento. Comunque, in questo video che cosa faremo? Un video che noi potremo chiamare il salottino di Kira, come chiamarlo ci sta. E cosa faremo? Mentre io giocherò a Jump Force, parleremo appunto della seconda stagione di Jump Force. In questo caso poi in altri potenziali video parleremo di altro, giocando anche ad altri giochi. Però in questo caso parleremo della nuova stagione di Jump Force, ok? Perfetto. E infatti, tramite l'ultimo video, l'ultimo trailer nel quale sono stati annunciati tra l'altro Low e Grimmjow, che abbiamo già provato in un video precedente, è stato anche annunciato che dovrebbe esserci una nuova stagione di DLC. Noi non possiamo che esserne contenti e andremo anche a vedere un po' come quali sono le informazioni nuove, no, per questa nuova stagione di DLC. Nel frattempo giocheremo un po', tra l'altro sto sperimentando un nuovo tipo di audio proprio perché prima mi ha funzionato male, quindi spero che stavolta vada bene e sto giocando praticamente senza audio, però per questo va bene. Quindi innanzitutto sappiamo che dovrebbe uscire a breve, anche se ancora non abbiamo avuto nuove informazioni ufficiali, però tramite un ragazzo su Twitter, se non sbaglio, questo ragazzo che ha trovato all'interno del codice delle informazioni, non solo all'interno del codice, in realtà all'interno della pagina Steam di Jump Force ci sono 6 nuovi slot che potremmo immaginare sono uno per il Season Pass, no? Che occupa ovviamente uno slot, e poi ci sono altri 5 slot disponibili, che dovrebbero essere per 5 nuovi personaggi, anche se nella prima stagione di DLC di Jump Force sarà composta da 9 personaggi, non di meno, e anche il prezzo del Season Pass sarà in maniera più basso, ha senso, e ci saranno questi nuovi 5 personaggi, magari ci saranno pure di più, però al momento le informazioni sono solo su 5. E in più si ha informazioni su uno di questi 5 personaggi che all'interno del codice è stato trovato, e questo personaggio dovrebbe essere Shoto Todoroki da My Hero Academia. Ovviamente avete visto l'anime, saprete chi è un personaggio importantissimo all'interno della serie, ma è il protagonista, però è molto importante e molto apprezzato tra l'altro come personaggio. Anche a me piace molto, quindi sono contento del fatto che abbiano inserito questo personaggio, anche se avevo anche altre scelte. Faceva parte comunque delle mie possibili scelte come personaggio di My Hero Academia all'interno di questa stagione di DLC, però oltre a lui io avevo pensato a Lemillion, Mirio Togata, che è un personaggio molto importante per la quarta stagione, anche un bel personaggio, ovviamente non farò spoiler per la quarta stagione, immagino che molti non l'avranno ancora vista, però è un personaggio molto importante e sarebbe molto bello vederlo in Jump Force. Però a questo punto non penso che inseriranno 2 personaggi. E un altro personaggio che sarebbe bello vedere in Jump Force sarebbe Kisaki, che è un cattivo di My Hero Academia, importante sempre nella quarta stagione, oppure il principale cattivo di My Hero Academia, che è Shigaraki, è molto bello, però non vedrei un particolare moveset per lui all'interno di Jump Force. Stessa cosa vale per un altro personaggio, sempre un cattivo, sto parlando di Toga, che a me piace molto come personaggio, però diciamoci la verità, non è facile implementarla all'interno di Jump Force. Vedere Toga combattere contro Goku o Kenshiro anche per voi. Però secondo me potrebbe comunque essere interessante. La vedremo comunque in My Hero One Justice 2. Quindi magari un pensierino fatecelo spartire. Cioè. Ora parliamo invece di cose più interessanti, ovvero quali potrebbero essere gli altri personaggi da inserire. Secondo me le 3 grandi serie avranno ancora un rappresentante, anche se hanno già molti rappresentanti all'interno di Jump Force stesso, però almeno uno ciascuno secondo me ci sarà. Il
tra le grandi serie, sto parlando ovviamente di Dragon Ball, Naruto e One Piece. Per quanto riguarda Naruto non voglio parlare, perché non sono un grandissimo fan di Naruto, quindi non vorrei dire quali personaggi potrebbero entrare o meno. Sicuramente ci sono persone molto più qualificate di me. Per quanto riguarda invece Dragon Ball e One Piece, dirò più o meno quali, se, quali io personalmente vorrei vedere, quali personaggi io vorrei vedere in Jump Force. Intanto cambiamo anche partita, perché abbiamo finito. E quindi, quali personaggi io vorrei vedere all'interno di Jump Force? Parlando di Dragon Ball, personalmente i personaggi che più mi interesserebbe vedere sarebbero Gohan, in una qualsiasi delle sue versioni. E forse quella che preferirei è la versione adulta, però anche in versione teen o anche da bambino, anche se sarà più difficile da implementare, però ci potrebbe anche stare. E quella che ha più senso è la versione teen, ovviamente, perché c'è Cell, però cioè, mi va bene anche un'altra versione, diciamo, personaggio. Oppure un altro personaggio importante per 18. Ce la vedrei sicuramente come personaggio. Tra l'altro sarebbe un nuovo personaggio femminile da aggiungere alla serie di Jump, quindi sarebbe comunque molto interessante. Per quanto invece riguarda i personaggi di One Piece, io molti richiedono a gran voce personaggi cattivi, perché c'è solo Barba Nera nel gioco, quindi altri vorrebbero questi personaggi appunto. Io invece no, sinceramente io preferirei vedere altri personaggi alla ciuma di cappello di paglia. E magari ovviamente è una mia preferenza, però se voi volete vederlo ci sta. E personalmente i personaggi che più vedrei inseriti all'interno di Jump Force sono Nico Robin, sicuramente, tanto è vero che era già presente in Jane Star e sarebbe un gran personaggio da inserire, un personaggio che la serie stessa apprezzo molto e sarebbe bello da vedere. E se sempre il discorso, sarebbe un altro personaggio femminile da aggiungere al roster di Jump Force, ne abbiamo pochi, anche perché appunto c'è Sanji che non può combattere contro le donne, quindi per bilanciare un pochettino di più il roster sono stati inseriti pochi personaggi, però ce la vedrei Nico Robin. Oppure Franky, che è un altro personaggio molto bello da vedere, molto forte pure, quindi potrebbe tranquillamente stare, anche se lì si verificherebbe un po' il problema del fatto che è un personaggio grande e quindi magari potrebbe coprire lo schermo come Barba Nera, non lo so, questo in effetti potrebbe essere. Oppure l'ultimo personaggio, che forse non so se è quello che preferisco, perché anche Nico Robin mi piace molto vederla, però sarebbe Chopper, che per quanto non sia proprio il miglior combattente nella serie di One Piece assolutamente, però è comunque un abile combattente, abilissimo, e sarebbe bello da vedere con tutte le sue trasformazioni, no? Già io mi immagino l'abilità del risveglio con lui che mangia le tre mancine, quelle che servono per potenziare le sue trasformazioni, e diventa quel mostro gigante, perde il controllo, e poi tipo Gon non è possibile utilizzarlo per un turno, e sarebbe molto bello secondo me, però capisco che è comunque difficile da implementare, ci sarebbero tanti modelli da fare che non credo che sarà mai inserito, però lasciatemi sognare. Poi, dato che ancora abbiamo non consideriamo Naruto, ho già detto che non mi sento di esprimere una preferenza proprio perché non conosco benissimo il mondo di Naruto. Invece vorrei mettere negli altri due slot altri personaggi, abbiamo ancora due slot disponibili, e io prenderei un personaggio da queste due serie con varie possibilità. Una da Yu-Gi-Oh! Un personaggio da Yu-Gi-Oh! E nello specifico io vorrei vedere Marik, come molti in realtà nella rete, ma ci sta perché è un personaggio molto bello. E inoltre ricordiamo che all'interno del gioco sono presenti tutte le carte delle divinità egizie, eccetto una, che è il drago alato di Ra, che è proprio la carta che possiede Marik. E quindi sarebbe bello vedere Marik con il drago alato di Ra
sarebbe anche l'unico personaggio propriamente cattivo, perché Seto è il rivale di Yugi, ma non è un personaggio cattivo all'interno della serie, e sarebbe bello vederlo. Però mi accontenterei anche di Joey Wheeler, devo dire la verità, anche se forse, se dobbiamo considerare Joey Wheeler, forse sarebbe meglio un personaggio da un'altra serie, tipo per esempio Kuroro da Hunter x Hunter. Però in realtà anche Joey Wheeler mi piace come personaggio, quindi mi andrebbe benissimo anche Joey Wheeler. E per quanto invece riguarda l'ultima serie da inserire, che ricordiamo sono 5 slot, anche se secondo me potrebbero inserirne benissimo di più più avanti, però noi consideriamo solo 5 slot di personaggi, e l'ultima serie per me sarebbe Le Bizzarre Avventure di JoJo, che è una serie molto bella e molto apprezzata. Se non l'avete vista ve la consiglio. E dato che al momento i personaggi inseriti di questa serie sono della terza serie, Stardust Crusaders, quindi abbiamo Jotaro e Dio, in realtà Dio c'è anche nella prima serie, tipo spoiler, beh in realtà non è proprio uno spoiler, quindi dato che abbiamo già questi personaggi inseriti dalla terza serie, secondo me avrebbe più senso inserire personaggi dalla terza serie. E i personaggi che preferirei vedere sono o Joseph anziano, sarebbe il personaggio che io preferirei vedere, però ovviamente con le mosse anche di lui stesso da giovane, quindi Joseph da giovane, perché non è un grandissimo combattente nella terza serie di Jojo, chiunque l'avrà vista saprà, o chi avrà letto il manga ovviamente. Oppure un altro personaggio che apprezzo molto sempre dalla terza serie è Paul Knifer. Mi piace molto col suo Silver Chariot, e sarebbe bello anche lui da vedere su Jump Force. Oppure lo apprezzerei di meno, però mi andrebbe bene comunque anche Kakyoin o Akula, mi andrebbe bene. Quindi ovviamente tutti li abbiamo inseriti, però in realtà sono tutti belli per quanto mi riguarda, quindi mi andrebbero bene tutti i personaggi dall'ultima serie, dalla terza serie di JoJo. Oppure non mi dispiacerebbe anche Giorno Giovanna dalla quinta serie di JoJo, e so che molti lo stanno chiedendo, anche a ragion veduta, per cui comunque anche a me andrebbe bene Giorno. E basta, cioè, questi sono. Poi questi sono ovviamente i personaggi che io preferirei, e non sono nemmeno i più probabili. Forse tra quelli che ho detto il più probabile è Marik, secondo me, proprio per il fatto che quasi per completezza di vedere tutti i personaggi di Yu-Gi-Oh! Con le divinità egizie. Però secondo me cambieranno un po' le carte in tavola, perché ci sono molti personaggi che sono molto richiesti dal pubblico, personaggi che hanno già la loro serie all'interno di Jumpers, tipo per esempio Iei da Yu-Gi-Oh! Hakusho è molto 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 richiesto, quindi non penso che pure un personaggio da Black Clover, perché è l'unico rappresentante, e quindi non penso che eviteranno di inserire un personaggio in questa serie. Poi ovviamente non si sa mai, perché il marketing di Bandai Namco lo capisce solo Bandai Namco. Altre serie non penso che verranno inserite all'interno di Jump Force, e a me piacerebbe ovviamente vederne altre, però bisogna considerare che dovrebbero acquistare nuove licenze, per dei DLC non penso che lo farebbero. E poi ovviamente non leggo il futuro, quindi non so cosa faranno. Mi piacerebbe vedere per esempio Medaka da Medaka Box, come potete vedere, oppure l'Avatar di Medaka, però è abbastanza irrealistica come cosa, quindi io mi manterrei più sulle serie che abbiamo già visto. Detto questo, direi che non c'è più nient'altro da aggiungere. Io vi ringrazio per aver seguito questo video e aver seguito le mie considerazioni e la mia wishlist, perché questo è, non è una predizione, perché sono personaggi che io personalmente vorrei vedere, e considerando due delle serie più importanti che sono presenti in Jump Force, che comunque sono serie che io apprezzo molto, e quindi questo è. Non prendetela come una predizione, né
come delle notizie vere e proprie, se non la notizia del rumor di Shoto Todoroki, che è effettivamente vera, e che è stato trovato nel codice. Tra l'altro sono stati trovati nel codice anche dei dialoghi con Deku di Todoroki, quindi è abbastanza probabile che sia veritiera questo inserimento. Vi ringrazio ancora per aver seguito questo video, ci vedremo in un prossimo video che potrà essere un salto di tiro, ma qualsiasi altra cosa, potrà essere con me o qualcun altro. Comunque vi ricordo che ogni settimana aggiungiamo video a giorni alterni, quindi mi raccomando, continuate a seguirci. Detto questo, qui da Sofri Games è tutto, alla prossima.